ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Tommy e benvenuti su Clash of Clans. Abbasso un po' il volume. Allora, questo sarà un video senza montaggi e niente, perché appunto ragazzi volevo solamente dirvi che ho fatto il TH8. Allora, come potete vedere, eccolo qui, il municipio livello 8. Allora, proviamo ad arrivare a 3 like per questo video. Così vi carico subito, cioè vi carico un altro video di Clash of Clans, ovviamente senza montaggi, perché che video voglio fare? Però io ve lo farò anche domani, perché mi finisce un po' di roba e metteremo a migliorare qualcos'altro. Però, come potete vedere ragazzi, ho perso tutte le mura, vabbè, ancora sono a livello 1 perché l'ho messo stamattina. Tanto, salutiamo il clan. Salutate YouTube. Ok. E allora, innanzitutto ho messo a potenziare il deposito del nero. Altre, perché? Perché avendo quasi 20.000 di nero, avevo pensato, se mi faccio subito questo qui, arrivo a 20.000 e mi porto sul re. Cioè ragazzi, è una cosa molto molto pensata e giusta. E ragazzi, insomma, ho pensato questo. Ditemi voi se ho fatto bene, perché vabbè ragazzi, ce l'avevo e sfrutto. Ok, poi ho messo a fare la fabbrica degli incantesimi oscuri, ho messo le bombe giganti, poi ho messo le trappole scheletri, però stanno posizionate a terra, poi magari le cambierò. E allora, come potete vedere, oggi dopo vi farò una base nuova, perché ancora ho una base proprio di merda, che è quelle mura qui, insomma, una cagata. E niente, ovviamente questa base ancora non è attiva, non è, perché prima mi devo portare avanti le difese su questa all'1, poi mi devo costruire le difese mancanti come il mortaio e la torre dello stregone, poi ho da portare ho da costruire la caserma nera. Insomma ragazzi, la caserma nera non tanto, però ho due difese ancora non piazzate. Però a parte questo, Davide Empire, hai abbandonato. Ciao Davide, saluta YouTube, è un mio amico ragazzi, ovviamente lo promuoviamo e lo chiamiamo Cocapo, perché ragazzi c'è stato un papà, una, vabbè intanto facciamo anche questi, c'è stato uno stronzo che ci ha sfasciato il clan e quindi lui era Cocapo prima e per questo lo devo rimettere il Co. Ok, allora ragazzi, stamani hanno 4 milioni di tier e ora ne ho 0. Ne ho 200.000, perché? Vabbè. A parte questo, se volete entrare nel clan vi lascio sempre il tag, ecco, il tag, ecco qui, e viva Far Cry Prime ovviamente. E allora, nessuno è stato da YouTube, che stronzi. Allora, vi faccio vedere un po' di attacchi che ho fatto, ragazzi. Mi massacrano, però altrettanto, ragazzi, ho fatto un attacco, non ve lo posso far vedere, 400.000, ottimo attacco, però in compenso vi faccio vedere questo. Questo, ragazzi, era un inattivo, ragazzi, clamoroso, e io ero full elisir, e quindi ho attaccato solo per loro, però mi hanno preso anche, no, non so, avevo parecchi elisir, ho attaccato principalmente per oro, però ho visto che c'era anche gli estrattori di sera, hanno preso anche quelli, è giusto, no? Non è che li potevo lasciare. Qui ragazzi ci ho mandato per un sacco di arcieri e poi ho mandato il re che se non fa i cazzi suoi, vabbè. Però ditemi la verità, perché ditemi se appunto ho fatto bene, perché che c'entrava la verità, però vabbè. E ditemi se ho fatto bene, perché per me una volta preso il TH ho praticamente appena preso, ho sganciato le mie truppe ai lati. Questa è la mia tattica, perché con la Barch principalmente si attacca per prendere gli attivi, non tanto quelli con i depositi, perché non ci arrivi. Qua per fortuna c'è il Re Barbaro che mi ha focussato le anime e non sono riuscito a prendere tutto. Però perché io non ho sprecato più truppe? Perché? Perché c'era un estrattore, cioè ho messo altre, però no, forse l'ho preso. Ma non lo so se ero full elisir, non credo, però no, raga, io ho preso. E io ho preso tutto, ragazzi. Questo per me, ditemi voi, è stato per me un
ottimo attacco. Ovviamente anche culo, però. E questo, ragazzi, vediamo se è ancora inattivo. Ragazzi, questo qui aveva tutte le miniere degli estrattori pieni e THW. Cioè, potete immaginare, vi lascio immaginare e va, solamente, perché non ci sono spiegazioni per questa cosa. Poi ragazzi, vedete quanto cacchio farmo? 400.000, 200.000, 200.000, 300.000, 2.000, cioè ragazzi, se fate il conto di quanto sto farmando, sono un ladro. Ragazzi, un ladro, quindi... allora, il volano, come potete vedere, sta... è a livello 3. Che fortuna, posso pure andare avanti. Ragazzi, guarda quando diventa forte, quando diventa figo, però non ce lo manderò ora. Donna sto riposito di cacchio. Le mura appena finisce in costruttore, vediamo se riusciamo a fare un attacchino. Dai ragazzi, giusto perché siete voi, vi faccio fare un attacchino di merda. Non ho anche l'esercito pieno, però chi se ne frega. Ma ripeto, chi se ne frega. Vi faccio vedere, anche se non prenderò molto, perché con le truppe che ho pochissime, però la metà di quello che vorrei dovrei avere. E vi faccio vedere però il mio stile di farm, il mio stile di farming, nel senso come farmo io in diretta almeno, ragazzi. Vabbè, io ho notato una cosa che non so se è vera, che verso, che ore sono ora? Verso dopo pranzo non ci sono tanti lattini. Potrebbe essere una stronzata, però io lo faccio, non le trovo mai di pomeriggio. E quindi, boh, non lo so sinceramente, però avete visto dei replay, io li trovo, voglio che li trovo. È un po' noioso, però intanto chiacchieriamo, perché me lo carico ora istantaneamente senza bisogno di montaggi, perché ragazzi, tanto vi dico che non ho il PC, cioè che in questi giorni non potrò usare il PC, anzi, non lo so, comunque vabbè. Trovo sempre delle alternative. Ah, non sto trovando nessuno. Ragazzi, è andato di H8, ovviamente di H8. Che le risorse diminuiscono. E questo l'ho notato. E cosa di più pure il passato. Vedete ragazzi, questo non è ottimo per Barci, per niente. Allora. Vediamo, vedete ragazzi, questi qui sono mezzi inattivi, non tutti proprio. Pure c'è anche il fatto che ho cambiato TH, perché prima ero TH, sì, che prima ero di casette sicuramente, perché ci stanno queste cose a volte. Però non ci scoraggiamo, andiamo a cercare un attacco. E vi dico, sarà un po' noioso, però intanto chiacchieriamo. Io ho fatto pure un episodio di Minecraft con i miei, col Future Team, che sarebbe il nostro gruppo, con io, mio cugino Filippo, e che vi lascio il canale in descrizione, e come si chiama? E Gianni. Saluto tutti ovviamente. Allora, non sto trovando una sega, proprio una sega, proprio una sega. E io l'ho detto perché, per me ragazzi, è perché, però sinceramente... potrei fare anche un attacco stealth per il nero, perché devo fare ragazzi. Questo è mezzo inattivo. No, è non inattivo per il suo livello, però per me è mezzo inattivo. Cazzo, me lo sono reso conto ora. Allora ragazzi, io non gli prendo niente, però gli butto qui il re barbaro con la bimba. E ragazzi, faccio un attacco stealth da sopra. Cioè, almeno gli prendo un po' di risorse, però vabbè. Sì, ok, è preso tutto, quindi ragazzi faccio un attacco dall'alto, non so quanto gli potrò prendere, per me niente, tipo niente ragazzi, però io voglio circondare bene bene il villaggio, per bene tutto l'oro e anche tutto l'elisir. Vai ragazzi, vai ragazzi, e è stato un buon attacco, dai, ragazzi dai, per le truppe che ci ho speso, vai, ragazzi, perfetto, era quello che volevo, io ho lasciato un po' di oro, ma non tanti. Guardate quanto io ho preso, ragazzi. Gli ho lasciato un po' di roba, ma non tanti. Ragazzi, dai. Avete visto che attacco? Da perfetto. Ciao, ha salutato YouTube. Prego.
E allora ragazzi, questo era un video così per dirvi che ho fatto tutti anche, vi ho fatto vedere anche un attacco in diretta e tutti gli attacchi che faccio farm. Ditemi voi se lo stile va bene, ma credo di sì, perché ragazzi dai, me lo pubblico attacco live su YouTube. Ok, quindi dai, almeno 3 like per questo video. Io comunque, si fa ora, non lo so. E io vorrei arrivare a 3 like per questo video e ovviamente spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un bel mi piace, commentate, passate la pagina Facebook, link in descrizione, e dal canale Filippo, di Filippo, link in descrizione. E niente ragazzi, qua da me è tutto, boom!